Inizialmente situato intorno alla chiesa parrocchiale di Barcelonnette, il cimitero fu trasferito ad est della città, oltre le Tre Croci, il Calvario, nel 1847. Considerato uno dei più belli al mondo, il cimitero di Barcelonnette può inorgoglirsi di ospitare eccezionali costruzioni edificate principalmente da ex negozianti tornati in Ubay dopo aver fatto fortuna. La struttura monumentale più diffusa è la cappella, il cui stile va dal neogotico, molto diffuso, ad una specie di mastaba egiziana, passando da varie combinazioni di stile classico o barocco, o ancora impero misto ad assiro. Realizzate principalmente da artigiani ed artisti piemontesi, originari di Barge, le tombe monumentali portano la firma dell'impresa Pier Rossetto, socio dello scultore Luigi Rinaldi. La singolarità di questo patrimonio funerario risiede ancora nelle diversità dei materiali selezionati, quali la pietra calcarea di Kiras, le pietre marmifere dell'Alta Ubay, il marmo di Carrara, che fanno del cimitero di Barcelonnette un vero museo lapidario a cielo aperto. Nel 1959 il comune di Barcelonnette decise di creare un nuovo cimitero all'uscita della città, vicino a Villevieille.